Bentornati nella mia libreria. Oggi sono qui per un libro teen, però davvero, davvero profondo. Il libro in questione è Nimbelli Zontro. Storia di Rossa, tette grosse e Maffeo che confondeva le parole, di Roberto Tiraboschi. Maffeo sono io, piccolo spoiler, perché Maffeo è dislessico come me. Io confondo i numeri, le parole e chi più ne ha più ne metta. Mo' mi sto imparando a leggere ad alta voce. Quindi questo libro è bellissimo e particolarissimo perché Rossa è una ragazza, sono due ragazzini che frequentano le superiori, quindi sono due adolescenti, Maffeo molto chiuso, quasi un hikikomori, sta sempre a casa con sua madre, ha solo sua madre, il padre è morto, e è un ragazzo, diciamo, montanaro perché pensa ai pascoli, pensa all'orto, pensa a tante cose che comunque non è da ragazzo. È recluso e l'unico svago che ha è andare al paesino a giocare ai videogiochi, al paese vicino. Rossa è invece una ragazza provocante, provocatoria e molto strafottente e irriverente, che non guarda in faccia a nessuno, ma che in realtà sotto sotto nasconde anche lei una sensibilità. Cosa succede? Il professore prende sotto la protettiva Maffeo e si accorge che lui ha qualcosa che non va. Quindi prende la più irriverente della scuola e la affianca a Maffeo e la obbliga a fare i compiti. Dice: "Tu aiuterai Maffeo a sbloccarsi dalla dislessia e fate dei compiti insieme." Il problema è che tra la famiglia di Maffeo e la famiglia di Rossa c'è odio puro. I genitori di Rossa odiano la mamma di Maffeo. Quindi i due iniziano a frequentarsi di nascosto. Rossa adibisce la sua macchina vecchia per fumarsi qualche sigaretta di nascosto, per passare le serate e godersi insomma le sue serate in tranquillità, non in casa. Ammette Maffeo nel suo circolo privato, diciamo. Però cosa succede? Mentre Rossa e Maffeo, che in realtà all'inizio non si sopportano, iniziano a fare amicizia, scoppia uno scandalo in classe perché il professore è incriminato per una cosa gravissima e scoprono che questo putiferio è nato da una lettura che con due alunni il professore ha intrapreso. Cosa succede? La lettura in questione è Il buio oltre la siepe. Rossa e Maffeo fanno di tutto per avere questo libro. Veramente fanno i salti mortali e riescono ad ottenerlo alla fine e iniziano la lettura. E questo li legherà tantissimo in un'amicizia enorme. Però c'è un però: Maffeo, così di botto, si stacca, insomma, sta avendo un periodo un po' così. Decide di andare a pascolare i suoi animali in tipo, diciamo, una mangiatoia, come la possiamo chiamare, un posto molto isolato. La madre gli sconsiglia di andare perché comunque da solo, lui è anche un ragazzino, non è un uomo maturo. Anche suo padre poi ha perso la vita tra quei monti. Gli sconsiglia di andare solo, ma Maffeo è irremovibile, vuole andare lì. Il problema è che scoppia una nevicata epica e Rossa e Maffeo litigano, il professore ha questa situazione, Maffeo va lassù e scoppia questa nevicata epica che potrebbe ammazzarlo. Vi lascio così e leggete questo libro perché merita tantissimo ed è sconosciutissimo, cioè io non lo conoscevo, l'ho trovato al mercatino, l'ho preso subito e bellissimo, bello, 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 fatelo leggere anche ai ragazzi, veramente bello. Spero di avervi convinto perché questo veramente merita. Vi ricordo che se volete seguirmi, trovate tutto sotto, mi raccomando, andate a seguirmi qui e sui social, che io vi aspetto. Se volete scrivermi, scrivetemi, sono felice di rispondere alle vostre domande e fatemi sapere se vi piacciono i libri che vi consiglio. Noi ci vediamo per un prossimo video, sempre qui nella mia libreria. Ciao ragazzi! Ciao!